Cos'è la dismorfofobia che purtroppo dilaga sempre di più? Dal punto di vista psicopatologico, alcuni arrivano appunto a soffrire di dismorfofobia, in quanto vi è una percezione di se stessi alquanto irrealistica, causata proprio dall'eccessiva attenzione e preoccupazione di una parte del corpo o addirittura dell'intero corpo, che viene vissuto dal soggetto come deforme, difettoso delle volte, di cui vergognarsi o tenere nascosti o ricorrere appunto in modo esagerato, non funzionale alla richiesta di numerosi interventi di chirurgia, i quali gli stessi vedono come cura, come modo per liberarsi, per raggiungere quella felicità desiderata. Ma molto spesso dopo l'operazione il soggetto si rivolge anche al chirurgo, qui può ecco, dire il dottore Nunziata anche la sua, ritenendosi anche insoddisfatto. E qui può innestarsi un vero e proprio circolo vizioso che è molto dannoso, provocando